scotch. Quanti? Vi ricordate che dovete togliere questo pirulino lì? Lo dobbiamo mettere dentro? Sì. L'essere umano ha delle capacità creative che spesso si dimentica di avere, e per cui il principio è quello di partire da qualsiasi rifiuto che può diventare una risorsa. Ce la fai? Nel buco. Se noi ci abituiamo ad utilizzare il pane secco e a sfruttarlo per un piatto che può essere modificato e trasformato, la cucina ligure principalmente ci insegna questo, a come trasformare. Quindi ribadisco, dal mio punto di vista, utilizzare dei materiali che possono sembrare di scarto a partire dalla loro forma e dalla loro consistenza, e quindi osservare come possono essere modificati, è un buon principio. Dentro sono delle pietre, del riso. Senti che sembra quasi la pioggia che scende. Bello. Ciao. Piace? Ciao. L'associazione Pro Grande ha all'interno del corso Conoscere la Rete Natura 2000 anche deciso di fare questa attività di laboratorio sul riciclo, perché crediamo che la sorte delle aree naturali qua in questa zona del Ponente sia fortemente legata anche a una soluzione diversa del problema dei rifiuti. E quindi è abbastanza semplice capire che se si persegue quella strada, cioè di realizzare discariche o per ceneri o per altri tipi di materiali nelle uniche aree libere e integre rimaste in Liguria, cioè non, diciamo, le speranze per l'ambiente sono piuttosto limitate. E poi uno strumento, il fatto di fare dei fiori o delle altre addobbi utilizzando la plastica o altri materiali di rifiuto, serve per far capire che comunque tutti questi materiali sono risorse ed è importante riutilizzarli. Devi fare attenzione a essere, come dire, molto precisa, e devi fare dei tagli tutti uguali con le forbici. Oggi siamo qui, diciamo, alla Fiera di Pompeiana perché crediamo comunque che si possa partire dai bambini, che oggi faranno un piccolo corteo con degli strumenti musicali autocostruiti, e attraverso i bambini anche sensibilizzare di più le famiglie, e l'insieme, diciamo, anche della collettività, perché crediamo che poi ci sia sempre da una parte la consapevolezza delle persone, cioè che si rendono conto che il problema dei rifiuti non può continuare a essere risolto così, creando delle discariche e tantomeno degli inceneritori, perché, diciamo, dalle conoscenze che abbiamo, un inceneritore oggi come oggi, un terzo del materiale che butti dentro per bruciare ti ritorna indietro come cenere, e come cenere come un rifiuto speciale, appunto, con dei residui chimici di cui neppure si conosce bene la consistenza. Oltre alla consapevolezza degli individui, anche la consapevolezza degli amministratori, cioè che si rendano conto che in un qualche modo il tempo di palliativi, di
soluzioni posticipate è scaduto.